Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Anche questa puntata è dedicata all'interazione con le IA, intelligenze artificiali, di Perplexity e Gemini sul tema delle guerre batteriologiche. Andiamo a ragionare brevemente delle guerre batteriologiche. Oggi si chiamano genericamente come rischi NBC, rischio N nucleare. Il grosso dei danni di un'esplosione nucleare lo fa la sovrappressione, ossia lo spostamento d'aria violento che è attivato da un'esplosione istantanea, da una fissione o fusione nucleare. A seconda del rendimento della carica nucleare c'è poi un'area di blasting, di plasma ed altissima temperatura che vaporizza ogni cosa. Poi c'è il contestuale rilascio di radiazioni, raggi X, raggi gamma, eccetera. Quindi il fallout che dipende da come tira il vento, in cui ricadono polveri ed elementi radioattivi pesanti, che sono il sottoprodotto inevitabile della fissione oppure della fusione nucleare. Un classico esempio sono le due bombe su Hiroshima e Nagasaki, il cui rendimento oggi sarebbe paragonabile a due piccole bombe nucleari tattiche. Rischio C, ossia chimico. La guerra chimica ebbe ad esplodere principalmente nella prima guerra mondiale in Europa, con gas mortali per l'uomo, sottoprodotti della produzione industriale degli armamenti. Le scorie furono riutilizzate sui campi di battaglia e il loro effetto è alquanto aleatorio, in quanto tutto dipende dalla morfologia in cui detona un ordigno chimico. Una cosa è una valle che si satura sino a mezza costa di un gas mortale, un'altra cosa è una pianura dove il gas si spande e moltissimo poi dipende dal vento che può spazzare via e diluire oppure ricacciare indietro l'arma chimica andando ad offendere chi l'ha lanciata. Quindi l'utilizzo delle armi chimiche dipendono dalla morfologia del territorio e dalle condizioni meteorologiche. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli alleati temerono l'uso di tali ordigni chimici dalla parte dell'Asse, che però non li ebbe mai a usare. La guerra chimica fu poi largamente utilizzata negli USA in Vietnam con l'agente Orange, e a mio avviso anche il Napalm lo potremmo classificare come un agente chimico. Rischio B, batteriologico. Questo è purtroppo il tipo di guerra più antico. Consiste nell'utilizzare virus come un'arma biologica, infettando vestiti o cibo o d'acqua o d'animali, e poi usare tali vettori per colpire il nemico. Gli Assiri erano soliti avvelenare i loro nemici, infettando i pozzi d'acqua, mentre i soldati romani erano spesso soliti inzuppare le punte di freccia e le spade nelle feci oppure nei cadaveri, per indurre ferite mortali, causando infezioni mortali nei nemici feriti sui campi di battaglia. Nel 1700 la guerra batteriologica divenne un po' un uso frequente negli assedi, lanciando cadaveri con catapulte per far scoppiare la peste. Già nella nascita degli USA nel 1776 ci sono evidenze che gli inglesi mandarono gente malata ad infettare, provarono ad infettare i ribelli delle truppe di George Washington, per indurre un'epidemia. Molti polinesiani, molti sudamericani furono poi notoriamente ammazzati dalla peste, quanto da molte altre malattie portate dagli spagnoli e dai portoghesi, che le ebbero a spargere, spesso, molto spesso anche tramite l'uso di vestiti infettati per peste, che sapevano che erano infettati per peste, ma li andarono a seminare praticamente alle popolazioni azzeche ed incas per indurre epidemie. Durante la prima guerra mondiale ebbe a detonare l'influenza spagnola, il virus H1N1 di origine naturale, ebbe a falciare un'enorme porzione di persone nel mondo. Ma il virus H1N1 della spagnola non è da considerarsi il risultato di un'arma batteriologica, ma solo un esempio di cosa poteva causare una pandemia mondiale. Nel 1925 il protocollo di Ginevra ebbe a proibire l'uso delle armi chimiche e batteriologiche, in quanto appunto troppo barbare e potenzialmente mortali per il genere umano, specialmente quelle batteriologiche.
Durante la seconda guerra mondiale, però, l'impero giapponese ebbe ad usare armi batteriologiche contro i cinesi durante l'invasione giapponese della Cina. Nel 1948, nella guerra di Israele arabo, Israele ebbe ad usare dei batteri per contaminare i pozzi di acqua del deserto. Durante la guerra fredda, la ricerca sulle armi batteriologiche ebbe a crescere sia nel patto di Varsavia che nella NATO, ma nel 1972 all'ONU le trattative tra due fazioni portò alla messa al bando delle armi batteriologiche, in quanto erano veramente armi di distruzione di massa e capaci di poter annientare tutta la popolazione umana, perlomeno quasi l'intera totalità. Si parla spesso di bioterrorismo in ambito di opere cinematografiche di fantapolitica, ma le armi biologiche non sono dispositivi alla portata dei gruppi terroristici, in quanto non sono venduti dai trafficanti di armi. Inoltre, per produrle sono armi complesse che necessitano di tecnici laboratori e tecnologie per poterle produrre. Sono armi complesse, anche se a dire il vero molto 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 più economiche da produrre rispetto alla produzione di un arsenale di armi convenzionali come navi, aerei, carri armati, oppure le armi batteriologiche costano molto molto meno che alla produzione di armi nucleari tattiche e strategiche. 2020 sino al 2023, la strategia della rigenerazione di Soros, primo esempio conclamato di attacco batteriologico nel XXI secolo, scatenato per ragioni economiche. Ammazzare malati e vecchi per ridurre i costi prospettici del welfare state, le restrizioni sulle libertà di movimento in una pandemia hanno fatto chiudere le piccole aziende, artigiani, aziende marginali, lasciando quindi quote di mercato libere che poi sono state occupate dalle aziende medie e grandi che sono sopravvissute al Covid. Quindi la pandemia ha causato una ristrutturazione del capitale. Infine, i malati e i vecchi morti di Covid sono stati sostituiti etnicamente con giovani immigrati clandestini che non sono consumatori di welfare state per banali ragioni anagrafiche. Tutto questo con un rilascio di SARS-CoV-2 a Wuhan per dare la colpa alla Cina di un attacco batteriologico all'Occidente, quindi sostenere in ultima analisi il pivot in China. Quindi, una guerra in Ucraina nel 2022 usando l'avanzata NATO verso est, per evitare che sulla coda dell'epidemia Covid-19 nei paesi detti occidentali del blocco NATO si iniziasse un'analisi critica di quanto era accaduto durante il periodo dell'epidemia Covid. Quindi un'analisi critica a mente fredda che non è mai stata fatta fino ad ora. Se volete espandere cosa è stata dal 2020 al 2023 la strategia della rigenerazione di Soros, trovate tutti i links in descrizione della lunga playlist. Gli obiettivi di una guerra batteriologica possono essere numerosi: colpire il settore primario dell'economia, l'agricoltura e l'allevamento, per indurre carestie, ma senza distruggere le strutture di un paese; colpire le persone per ammazzare persone in modo massivo, stroncare l'economia e la libertà di circolazione delle persone, bloccare i trasporti di merci e persone, mandare in collasso il sistema sanitario, causare un rialzo di materie prime, dei costi di materie prime ed energia e crescita dei valori dei tipici beni di rifugio. Tutto questo senza andare a distruggere fisicamente le infrastrutture come strade, ferrovie, aeroporti, porti, città, reti di ogni tipo. Le epidemie ammazzano le persone, lasciando intatto il contesto. E poi, a seconda del tipo di virus, venendo a mancare l'ospite umano, è possibile che le epidemie si spengano da sole, permettendo a dei potenziali invasori di entrare facilmente, rapidamente, agevolmente in un paese senza trovare alcuna resistenza ed appropriarsi di tutto quanto è presente nel paese senza aver causato nemmeno un danno materiale. La dottrina militare stabilisce che ad un attacco batteriologico è lecito rispondere con armi nucleari per compensare l'offesa subita. La tecnologia per la produzione di armi batteriologiche è in possesso di tutti i paesi del primo mondo, ma anche dei paesi del secondo mondo, che con la detonazione della strategia della rigenerazione di Soros dal 2020 al 2023 hanno ben imparato i paesi del secondo mondo cosa è stata la lezione,
quali sono stati gli impatti di una pandemia e anche di un'epidemia, quanto sull'alta economicità della produzione di armi batteriologiche, che sono molto molto meno costose di una costruzione massiva di un arsenale convenzionale oppure di un arsenale di armi nucleari tattiche e strategiche. Potremmo quindi immaginare, dato quanto è noto storicamente sino ad oggi, 1. Guerre batteriologiche scatenate dal primo mondo contro il primo mondo per ottenere vantaggi economici. 2. Guerre batteriologiche scatenate dal primo mondo contro il secondo mondo e il terzo mondo per ottenere vantaggi geopolitici. 3. Guerre batteriologiche scatenate dal secondo mondo contro il secondo mondo per ottenere vantaggi geopolitici. Si pensi ad una fantomatica e immaginifica, ma probabile, guerra tra Cina ed India, e invece che combattuta con, diciamo, armi convenzionali o armi nucleari tattico-strategiche, fosse combattuta con armi batteriologiche. 4. Guerre batteriologiche scatenate dal secondo mondo contro il primo mondo per ottenere vantaggi geopolitici. 5. È altresì immaginabile appunto che paesi del terzo mondo possono fare da ospiti e portatori sani per espandere il virus nel primo mondo quanto nel secondo mondo, con virus prodotti ad hoc dal primo o dal secondo mondo, oppure da una diffusione di virus naturali. Ecco, se volete espandere il tema su come potrebbe essere la prossima pandemia oppure la prossima epidemia, ecco, ci ho fatto un podcast al riguardo, lo trovate in descrizione, linkato quanto nella playlist. Sono andato dalle due intelligenze artificiali Gemini e Perplexity ed ho chiesto loro la stessa identica cosa. Spiega i vantaggi della guerra biologica e quali sono le possibilità che una pandemia provocata da una guerra biologica venga scatenata tra oggi e il 2050. La risposta di Perplexity è astratta, insufficiente, avulsa dalla realtà. È stata programmata per non dire niente della strategia di rigenerazione di Soros e, a mio avviso, ignora l'enorme salto tecnologico che la tecnologia mRNA e la programmazione genetica fatta sui virus è stata ottenuta e raggiunta. Come avevo modo di sentire, sia la valutazione di Perplexity quanto quella di Gemini sono, a mio avviso, simili e paritarie e totalmente incapaci, a mio avviso, di cogliere la dinamica futura, dato che sono entrambi prive di fatti storici che sono accaduti dal 2020 al 2023. La guerra biologica prevede l'uso di agenti biologici per danneggiare o rendere inabili esseri umani, animali o piante e presenta sia vantaggi strategici che rischi significativi. Vantaggi della guerra biologica. 1. Efficacia in termini di costi. Le armi biologiche possono essere più economiche da produrre rispetto alle armi convenzionali. Richiedono meno investimenti in termini di materiali e tecnologia, rendendole accessibili a una gamma più ampia di attori, inclusi gruppi statali e non statali. 2. Deterrenza strategica. La minaccia della guerra biologica può fungere da deterrente. Le nazioni possono evitare il conflitto con uno Stato che possiede capacità biologiche credibili a causa della paura di vittime di massa e di sconvolgimenti sociali. 3. Impatto psicologico. La paura associata agli agenti biologici può indurre panico e sconvolgere l'ordine sociale, rendendoli strumenti efficaci per la guerra psicologica. Il potenziale di malattie diffuse può portare a una significativa destabilizzazione psicologica ed economica. 4. Negazione di area. Gli agenti biologici possono essere utilizzati per negare l'accesso ad aree specifiche, rendendoli utili per il controllo del territorio senza uno scontro diretto. Ciò può essere particolarmente vantaggioso negli scenari di guerra asimmetrica. 5. Potenziale di vittime di massa. Alcuni agenti biologici hanno la capacità di causare vittime su larga scala, il che può alterare le dinamiche degli impegni e delle negoziazioni militari. Probabilità di una pandemia innescata dalla guerra biologica entro il 2050.
La probabilità di una pandemia derivante dalla guerra biologica è complessa e influenzata da diversi fattori. 1. Maggiore accessibilità. I progressi nella biotecnologia e nella biologia sintetica potrebbero rendere più facile per gli attori malintenzionati sviluppare e distribuire armi biologiche. Questa accessibilità solleva preoccupazioni sul potenziale di pandemie se un agente armato sfugge a contenimento o viene utilizzato intenzionalmente. 2. Globalizzazione e mobilità. L'interconnessione del mondo moderno implica che un agente biologico potrebbe diffondersi rapidamente oltre i confini, aumentando il potenziale per una pandemia. I viaggi e il commercio globali possono facilitare la rapida diffusione di agenti patogeni. 3. Precedenti storici. Sebbene vi siano stati casi di utilizzo di agenti biologici in guerra, l'effettivo utilizzo di tali armi è stato limitato. Tuttavia, il potenziale di rilascio accidentale durante la ricerca o lo sviluppo rimane una preoccupazione significativa, come si è visto negli incidenti di laboratorio, che coinvolgono agenti patogeni pericolosi. 4. Misure preventive. Trattati internazionali come la Convenzione sulle armi biologiche mirano a prevenire lo sviluppo e l'uso di armi biologiche. L'efficacia di queste misure svolgerà un ruolo cruciale nel mitigare il rischio di una pandemia causata dalla guerra biologica. In sintesi, mentre la guerra biologica offre alcuni vantaggi strategici, il potenziale di una pandemia derivante dal suo utilizzo dipende da fattori tecnologici, geopolitici e normativi. Il rischio rimane significativo, rendendo necessaria una vigilanza continua e una cooperazione internazionale per prevenire l'uso improprio di agenti biologici. I vantaggi della guerra biologica, un'illusione pericolosa. È fondamentale chiarire fin da subito che parlare di vantaggi della guerra biologica è estremamente fuorviante e pericoloso. Le armi biologiche non offrono alcun beneficio reale e i loro effetti sono devastanti e imprevedibili, sia per chi le usa che per chi ne è vittima. Perché allora se ne parla? Storicamente, l'attrazione per queste armi è legata a diversi fattori. Costo relativamente basso. La produzione di agenti biologici è generalmente meno costosa rispetto a quella di armi nucleari o chimiche. Difficoltà di rilevamento. Gli agenti biologici possono diffondersi lentamente e in modo silenzioso, rendendo difficile individuarne la fonte. Potenziale distruttivo elevato. Anche piccole quantità di agenti biologici possono provocare epidemie su larga scala con conseguenze mortali. Tuttavia, questi vantaggi sono ampiamente controbilanciati da una serie di svantaggi. Imprevedibilità. Una volta rilasciato, un agente biologico può diffondersi in modo incontrollato, colpendo anche le proprie truppe o la popolazione civile. Difficoltà di controllo. È praticamente impossibile limitare gli effetti di un'arma biologica a un bersaglio specifico. Risposta internazionale. L'uso di armi biologiche è condannato dalla comunità internazionale e verrebbe quasi certamente seguito da severe sanzioni e ritorsioni. Rischio di ritorsione. La paura di un attacco biologico potrebbe spingere altri stati a sviluppare armi simili, aumentando il rischio di una proliferazione incontrollata. La possibilità di una pandemia da guerra biologica tra oggi e il 2050. La possibilità di una pandemia scatenata da una guerra biologica è un rischio concreto e molto serio. Le ragioni principali sono: proliferazione delle conoscenze. Le informazioni necessarie per sviluppare agenti biologici sono sempre più accessibili, grazie alla diffusione di Internet e delle biotecnologie. Instabilità geopolitica. Tensioni internazionali, conflitti regionali e il proliferare di gruppi terroristici aumentano il rischio di attacchi biologici. Vulnerabilità delle infrastrutture. La globalizzazione e l'interconnessione dei sistemi economici e sociali rendono le società moderne estremamente vulnerabili a epidemie. Cambiamenti climatici. L'emergenza climatica può favorire la diffusione di malattie infettive. Tuttavia, è importante sottolineare che la comunità internazionale è consapevole di questi rischi e sta lavorando per prevenirli. Trattati internazionali. Esistono numerosi trattati che vietano lo sviluppo, la produzione e l'impiego di armi biologiche. Sistemi di sorveglianza. Sono in atto sistemi di sorveglianza globale per monitorare l'emergenza di nuove malattie infettive. Programmi di vaccinazione.
La vaccinazione di massa è uno strumento fondamentale per prevenire le epidemie. Ricerca scientifica. La ricerca nel campo delle malattie infettive è fondamentale per sviluppare nuovi trattamenti e vaccini. In conclusione, mentre il rischio di una pandemia da guerra biologica è reale, non è inevitabile. La prevenzione richiede uno sforzo congiunto della comunità internazionale, basato sulla cooperazione, sulla trasparenza e sul rispetto delle norme internazionali. È fondamentale ricordare che la guerra biologica non ha vincitori. L'unico modo per garantire la sicurezza dell'umanità è rinunciare completamente a queste armi e investire in misure di prevenzione e risposta alle emergenze sanitarie. Sicuramente i contributi di Perplexity e Gemini sono interessanti da ascoltare, ma a mio avviso hanno una scarsissima profondità strategica. Mi mancano tutti i dati relativi agli aspetti storici che l'utilizzo della guerra batteriologica e soprattutto a quello che abbiamo vissuto tutti noi dal 2020 al 2023 nella strategia di rigenerazione di Soros. Se volete espandere questo tema, il link lo trovate in descrizione. Quindi, tanto quanto è successo, a mio avviso è possibile, è molto probabile, data l'alta economicità di una guerra batteriologica e dato tutti i vantaggi che si possono appunto evidenziare all'interno di questo podcast di una guerra batteriologica, senza pagare molto spesso neanche i costi, nessun costo militare da pagare, nessun costo economico da pagare, nessun costo, anzi c'è il business dei vaccini da vendere e quant'altro, nessun costo giuridico da pagare, quindi di conseguenza a mio avviso saranno ripetuti nelle forme che appunto vi ho esposto. Per quanto riguarda che tipo di virus o quindi che tipo di epidemie, quindi più limitate, oppure che tipo di le prossime pandemie, ci ho fatto un podcast, se volete lo potete trovare linkato in descrizione. In pratica, in sostanza, gli esposti e gli elaborati di Perplexity e Gemini hanno una scarsissima profondità strategica e valgono praticamente veramente veramente molto poco. Per questa puntata è un po' tutto, un saluto, ciao, alla prossima.